Ecco, personalizza, quindi diamo computer, un nome computer, chiamiamolo Dandy Peach. Next. Così. Ah, si può anche andare qua, video wireless. Ah, prendiamo la mia rete. Giustamente, se io scrivo si vede la password, quindi metto in pausa, scrivo la password e poi. Ecco fatto. Giustamente, mai scegliere la roba espressa. Sì, condividi la roba. No, me la devi chiedere. Vabbè, diciamo tutto sì a tutto. Vabbè, facciamo sì a tutto. Share information, facciamo finta di niente. Va? Allora. Questo qui vuole che per entrare si usi il nostro account di MSN. Quindi tutte le volte che si accende il computer bisogna mettere la password di MSN, che è una cosa assolutamente assurda. Quindi dobbiamo scegliere Don't want to log in with a Windows Live ID. Quindi la differenza è che se entra con Windows Live ID viene messo, tipo i preferiti vengono messi online. Questa è una cazzata mondiale, perché tutte le volte che accendi il computer non posso mettere una password di 20 caratteri. Quindi local account, username mettiamo magnetic, password, niente password, penalizing, ecco qua, welcome. Qua non c'è la classica foto stile Windows 7 o XP anche, vista, sì. Ma c'è questa foto generica che non si può rimpiazzare con altre foto preimpostate. Ma vorrebbe che con la webcam fai una foto reale. Oh sì, comunque mi piaceva quelle tipo il cagnolino che c'era prima. Primo avvio molto lento, giustamente deve preparare tutte le cose che ci sono. Ed eccoci qua, questo è il menu avvio. Possiamo andare al desktop, pigiando desktop, dove torneremo al menu, al desktop standard. Premendo il menu avvio giù in fondo, o andando, con il mouse si va all'angolo, viene scritto che cos'è. Giustamente non è mezzanotte, soltanto non ho rimesso l'ora. Si può fare uno screenshot. E poi metterlo su Facebook con Socialite. Wow, utile. Devices. Qua non dice, non è supportato. Bene. E poi settings. Si può dire la rete, e wireless, la lingua, se italiano, inglese, eccetera. Qua cliccando su il wireless viene questa cazzata fatta così. Riduce date usate? Come funziona? Per ridurre gli utilizzi, vediamo. Non ridurre i dati. Sa come funziona? Status. È classe, uso di Windows. Abilitato. Perché non lo fa vedere? Ah, nascondi estimate. Come si fa? Status? Non dice niente. Proprietà, dirà le proprietà, quindi indirizzo IP. Va bene. Allora, la cosa principale, cioè comunque c'è comunque Internet Explorer 9 classico, normale, con la solita homepage inutile. Vedete la barra qua è diversa. Vediamo che versione è questa. Ah no, questa è Internet Explorer 10. Non so la differenza se hanno le barre. Vediamo se la differenza delle barre c'è in tutti i programmi oppure solo in quello. Computer. Hard disk. No, quelle barre c'è soltanto in Internet Explorer. Ed è molto carino come
Mi sembra più carino come cosa qua, stile Office. Condividi, si può masterizzare, sicurezza avanzata, emailare, zippare, vedi, così. Sembra molto più complicato di prima. L'importante è questo qui, app, per andare su invece che indietro. Mi piace molto l'idea. Questo è che l'è. Ah, cambiare velocemente tra dettagli e anteprima. Oh, adoro questa funzione. Questo si può anche nascondere. Ah, perfetto. Oh, adoro questa cosa. Quindi l'Explorer è esageratamente migliore. Torniamo al menu. Se volete aprire un qualsiasi programma è fatto in questa maniera. Ecco, la rotellina non funziona, non so per quale assurdo motivo. Vediamo se è rotta la mia rotellina oppure. Vale, si è rotta la rotellina. Perfetto. Si è rotta la rotellina e quindi non funziona la rotellina. Ho preso il mouse apposta perché c'era la rotellina. E quindi vediamo se con le frecce si può muovere. Ci si può muovere però non esageratamente bene. Come cosa? Apriamo Internet Explorer, la versione da tablet. E vediamo che una volta che ha finito di caricare la pagina. No, qua l'ha finita di caricare. Proviamo tipo a installare un programma. Tipo Google. Google Chrome. Scarica Google Chrome. Accetta installa. Ah, vedi, si possono anche salvare i file. Esegui. Mi piace questa cosa. Internet Explorer, ah bellino, fatto così. Installazione in corso, attendi. Vabbè, nel frattempo che attendo, tanto lo devi scaricare. Nel frattempo che attendo, vediamo qualche cosa. Vediamo il meteo. Stiamo scaricando le ultime informazioni. Andando con il mouse in basso a sinistra, viene il menu. Un po' lentino, si vede se era qualcosa. Vediamo se Alt Tab funziona. Alt Tab funziona, installer. C'è anche Internet Explorer. Qua vedete, viene tutto schermo. Bisogna cliccare con il destro per venire le tab in cima. Non è estremamente intuitivo. Comunque alla fine se uno lo sa, si capisce. Allora, vediamo il meteo. Eccomi là, anche chiuso. No, di nuovo. Ok, Anaheim. Allora, aggiungiamo una città. Florence. Florence. Però Florence in Italia, perché se no c'è anche un monte di città che si chiama Florence in America. Vediamo se c'è il verso di mettere. Allora. È possibile spostarsi. In teoria dovremmo fare così con il dito, però non mi fa. Vediamo la barra in fondo. Pigiamo con destro, rimuovo città. Non gli si può dire di vedere con le temperature standard. Sa come mai. Comunque vabbè, se ne frega. Stocks per vedere quanto va giù il titolo Microsoft dopo aver rilasciato questa cosa scioccante. Vado a pigiare su MSFT. Vediamo. Mouse? Mettiamolo settimanale. Sì. Da quando è stato rilasciato Windows 8 è in salita netta. Accidenti. Ma si vede, sta piacendo sto schifo. News, vediamo che news ci sono. Ah, bellino.
Ah, se scelgono le news che si vogliono, allora mettiamo, che ne so, Colle 77 Berlino, anche Janko Bezzai, TMZ inutile, Fashion Food Gaming, mettiamo Kotaku e Berlino, LOL cazzo nelle news, mettiamo anche Boing Boing, La Faker. Gacito. Fatto. Ho aggiunto i feed che mi piacciono. Vediamo che mi dice. Non sono propriamente news. Comunque vediamo. Ah, li separa per così. Li separa a per sito. Ah, sì. Boh, dovrebbe essere bellino da usare Houdini, però. Vabbè, facciamo finta che è bellino. Beh, Twitterama, che non ho mai provato, vediamo che com'è. Vorrà andare sul mio Twitter. Proviamo a metterlo. Vediamo. Login. Login. Non viene. Login. Si muove e va via. Login. Si muove e va via. Vabbè, non funziona Twitter. Vediamo cos'è Socialite. Socialite. Bisogna entrare su Facebook. Login. Ecco. Metto un attimo in pausa il video per mettere un password e poi vediamo come è fatto questo social network. Consentiamo. Wow. Molto bellino da usare Houdini. Newsfeed, pronti per la censura, le dovrò mettere dopo. Ci si capisce nulla. Va bene, qua devo fare tutto a pixel dopo, quindi fermiamo. Per la privacy dei miei amici. Ah, e vengono tutti i miei amici. Wow. Va bene. Store non funziona, non ve lo faccio nemmeno vedere, dice che ancora non si può. Build non serve assolutamente a niente. 5 filetto però fatta male. Piano suoni pianoforte, paint play serve a cos'are, labirinto è un labirinto e non ci si capisce niente, mopod è un classico coso di cosa, tile puzzle anche il nome dice così, nearme ancora non l'ho provata, vediamo. Nearme is loading. Puoi permettere a sapere la tua posizione? Permettiamo, tanto il mio computer non c'è GPS, quindi non può sapere la mia posizione. Permettiamo? Vediamo com'è. Schermo verde. Bello! Cosa dovrebbe fare? Proviamo a cliccare con destra, non succede niente. Ma come? Ma chi? Cos'è? Dov'era? Nearmi. Allora, vediamo. Adventure. Ah, praticamente cosa c'è vicino a me? Per avventure, andare fuori, culturale. Potrebbe essere bellino, però insomma questo è più da cellulare che da computer. Pickstream, non ho idea di che cos'è. Usa la roba di Flickr, ma non è.
Certificato supportato da Flickr. Vabbè, vediamo che cos'è. Home. Bellino. Io non morire. Ma si può fare qualcosa oltre a vederle e basta? Ah, sicuramente utilissimo Pickstream. Si possono vedere le immagini ma non salvarle niente. Zero gravity. Vediamo che capro è. Che bello, sanno che volume. Oh, ma è bellina. Vediamo, istruzioni perché non è molto intuitivo. Allora, con il dito che non ho, io sposto. Sì, ok, ho capito, voglio uscire, grazie. Start. Cos'è sto schifo? Allora, vediamo. Con il dito, col mouse non funziona. Ah, con le frecce funziona. Boing. Ah, ok, classico giochino scemo. Che bello! Misurit. Misurit è la classica cazzata da cellulare. Che niente, serve per sapere. Se io so che questa è tipo 3 metri, allora lui mi fa sapere quanto è grande e cosa. Decisamente utile e quindi lo togliamo. Allarmi, vediamo che allarmi ci sono. Vai, metto un allarme. Alla mezzanotte e 25. Vai. On. Non si può scegliere la suoneria? Non si può scegliere la suoneria. Tanto che se ne frega. Vai, possiamo tornare indietro. Poi che c'è? Treehouse stampede, remote desktop. Ah, poi cliccando con il destro su una cosa si possono sia fare più piccoli, sia anche disinstallare. Questo qui non serve assolutamente niente. Cos'è un pin? Ah. E ora? Come fa? Oh, l'ho tolto e ora. Evviva l'allarme! Che bello! Snooze, dismiss. Ok, allora io ho tolto quella cosa lì. Change user till, lock, log off, adios. Ok, ma io ho tolto quella lì. Come cazzo faccio a rimetterla? Boh, proviamo a pigiare qualche tasto. Ok, mi si è chiuso. Scegli il motore di ricerca. Google ovviamente, se no non ha senso avere Google Chrome. Ecco, utilizzando Google Assistant qui. Andate Google Chrome. Sì, ma io volevo. Quindi se pigio qui mi si apre cosa. Va bene, però io volevo rimettere quell'icona che ho tolto. Per sempre vedevo che qua facendo con i diti così veniva un menu, ma qua con che cazzo lo faccio venire senza diti in menu? E mi si apre di nuovo Chrome. And no, control via advanced un pin from taskbar. Questo è cazzo. Un pin. E sì, un pin, però proviamo a pigiare il menu di nuovo. Il menu di nuovo me lo chiude. Proviamo a cercare su Internet Explorer. Chiudi. Allora. Ah, guarda, c'è anche i programmi recenti. Stile Chrome. Allora, Windows 8 P Program. Vediamo come cappero si fa. No, ma che...
Allora, se io piglio la freccia in giù. Boh, vabbè. Windows 8. Start menu. Proviamo con questo. Allora, vediamo, con questo programma qui si può disattivare la cazzata di menu. Disattivare la cosa di cosa. Power option. Aggiungi. Ah, ecco come si fa. Cerca, eccolo qua, build, si pigia col destro e si pigia pin. Esageratamente intuitivo, ma che si scherza davvero. Mamma mia, com'è intuitivo così. Ah, ma ci sono anche tutti gli altri programmi, eccoli qua. Oh, quindi vediamo se io voglio la calcolatrice, ci pigio col destro, avanzata, pin. Ora posso tenere il menu. Oddio, com'è semplice e intuitivo da usare, mamma mia! Olè! Lei è proprio nascosta la roba. Quindi vabbè. Quindi questa cazza. Togliamo tutta la roba. Oh, ma non è tornato quel build però. Avevo detto pin, no? Proviamo a scrivere senza pigiare cerca. Eccolo qua, build. Pigiamo con destro. Pigiamo con destro. Pin. Start. Eccolo qua, utilissimo. Allora, check me. Vediamo, treehouse stampede. Vediamo il KP. Cosa devo fare? C'è uno qua giù nella casa dell'albero. Poi cliccare qua. Hello? Ah, devo fare una lettera con scritto M che contiene MNC. Voglio una lettera che contiene MNC. Coming. CDN Content Distribution Network Canada. Come no? Non è una parola Canada. Canadese allora. Ma che cazzo dici? Ma come Canada non è una parola? Mi pigli per il culo. No, NSG. Sergeant. Ma come non una parola sergeant? Mi pigliano per il culo. Ma vaffanculo. Check. No, remote desktop serve a poco perché comunque c'è quello completo. Qua non si può dire nessuna opzione, quindi. Allora, vediamo, checkmate. Questa era gli scacchi, o la dama, vediamo. Allora, gli scacchi, non ho idea come si gioca. Che bello, bellissimo. Posto. Poi che c'è? Memorize your life book. Ok, come funziona? La nostra figlia crescendo, settembre 2011. Era solo ieri quando l'abbiamo presa all'ospedale, la prima altalena. Sì, ma questa non è mia figlia però. Aspetta, torniamo indietro che non ho idea di come si faccia. Esc? No, sì, è troppo intuitivo.
Come cazzo si farà a tornare indietro? Proviamo a uscire e rientrare. Ah, bene. Destro, tasto sinistro. Vabbè. Edit. Aggiungiamo una pagina. Ah, si può scegliere solo i formati che vogliono loro. Prendiamo questa. Qua ci si può mettere. Ah, si può mettere anche un filmino. Aggiungi. Ah, no, solo le foto. E qua ci si può scrivere. Wow. Wow, che bello. Dan. Wow, che bello. Però io voglio tornare indietro. Ecco, doppio clic su Memories. Intuitivissimo proprio. Pigiando a destra si possono listare. Anche generare un nuovo album. Vai, genera album. Genera album. Vabbè, allora non me lo generare. Il computer non sta lavorando. Dai! Vabbè, io esco. No, sembra che hai computer. Fantastico. Ricordo che questo è un Core 2 Duo, quindi dovrebbe essere discretamente veloce. Nada, signore e signori. Nada. Non mi fa nemmeno Ctrl Alt Hunch, proviamo Ctrl Shift Esc. Allora dovrò riavviare. Bene, ci vediamo dopo. Ecco, io ho riavviato, però ho davanti questa schermata verde che non so che cos'è. Pigio Ctrl Alt Hunch. Posso fare bloccare, uscire Task Manager. Vi ricordate, questo Task Manager sembra quello di Windows 95. Per fortuna ho More Details. Quindi molto più bellino, molto utile. E qua effettivamente è molto bellino. Vedete, sembra lento, ma questo è un Core 2 Duo T5002. Quindi è discretamente buono. Ecco, chissà come mai sta andando però a 800 MHz. Ora qua che lo vedo. Perché vai a 800 MHz? Eh? Virtualizzazione disabilitata. Chi ti ha detto di virtualizzare? Di disabilitare. Si può vedere tutti quelli lì che partono, Google Starter che ho usato, quanta memoria uso. Questo è molto bellino. Ora qua il problema è che qua non viene più il menu. Ah no, il menu viene ma è invisibile. Ah, sì, ottimo. Bene. Proviamo, scusate. Ecco, è tornato. Perfetto. Allora, riproviamo Twittorama se ora si decide di funzionare, magari così si vede anche questo. Sembra no. Login. No, sì, ti immagini. Non viene nulla. Ma chi ti ha detto di riprovare Twittorama? Ok. Sì. Questo è da pazzi. Vabbè, proviamo Copper. Vediamo cos'è. Guarda un po' di questi programmi inutili. Benvenuto a Copper. Tutoriati cosa c'è bisogno. Tap sullo schermo, vai. No, non funziona, non so come mai. Che è rotto? Come passa il pigio qua? Strano. Allora, per muovere il robot bisogna spostare il robot con il dito. Ok. Ah, ok, classico Sokoban, bisogna spostare le cose da una parte.
Ah, ok, ora non mi fa continuare perché io con due diti devo zoomare la telecamera. Ok, però succede che io ho un mouse, non ho due diti. Questo è uno schermo normale. Bene, molto ben fatto. Ottimo lavoro, sì, bravissimo. Sì. Ok, qua non continua a funzionare. Quindi proviamo a lasciare. Allora, vediamo che cosa non è provato. Non ho provato Aircraft. Ok, come funziona? Questo aeroplanino. Vediamo l'istruzione. Come? Piede per il culo. Che bello! Vediamo, Clearplay. Cioè, con questo video si può vedere un aeroplanino 3D in... Si può vedere un aeroplanino 3D. Wow! Il menu start che ancora non c'è. Non so come farlo di venire, vediamo che manca. Oh, flashcards. Flashcards potrebbe essere utile per imparare il giapponese. So, altre cose. Proviamo World Flags. Qual è il Portogallo? Bing bing. Correct. Sì, anche la prossima. Ah, ecco. Cliccando su un invisibile. Qual è il Burkina Faso? All right. Correct. Alright. Qual è l'Eritrea? Bingo. Bingo. Qual è la Repubblica Ceca? Correct. Correct. South Korea. Way to go. Way to go, Cuba. Woohoo! Woohoo! Good Sweden. job. Good job. Malaysia. Way to go. Way to go, Japan. Good job. Good job. El Salvador. Way to go. Way to go, Papua Nuova Guinea. Sarà Way to questo. go. Way to go, Egypt. You're right. You're right. Netherlands. Way to go. Way to go, Irlanda. Non c'è. Sarà questo. Woohoo! Italy! Woohoo! Dig for treasure. Mi piglio per il culo. Che fantastico! Qua dovrei grattare con il dito. Proviamo a grattare tutto, vediamo che mi dice. Sì? Poi? Ok. Non se ne possono aggiungere altre? Ma come? Statua della Libertà. Tower Bridge. Machu Picchu. Machu Picchu. Angkor Wat. The Golden Gate Bridge. Sì. Ah, si può anche vedere dietro. Fun fact. Bello. Mica male. Ok. Qual è il Grand Canyon? Questo? Good job. Good job. Chichén Itzá. Correct. Correct. Tower Bridge. Correct. Correct. Statua Libertà, non lo Bingo. sapevo. Va bene. Torniamo in un start che non funziona ancora. Search. Oh, beatbox. Beatbox è bellino. Perché ovviamente te fai un pattern. Per esempio, si può mettere un sample. Ah, che non ci sono, quindi niente. Se vuoi mettere un MP3. Si mette un sequenziatore, tipo per esempio. Si fa un disegnino. Si mette un altro sequenziatore. Si
Allora, vediamo altre. Inkpad. Verba volant script manent. Wow. Si può anche salvare. Recognize. Ah, si può anche riconoscere la scrittura. Salvare, caricare. Beh, ah, salvare come immagine però, non come vettoriale, quindi è decisamente inutile. Sì. Vabbè, proviamo a riavviare per vedere di fare funzionare il menu. Ah, si può fare anche un voto. Vediamo. Si va all'App Store. Funzione decisamente innovativa, ma Windows, no, App Store, scusate, Windows Store non è ancora disponibile. E quindi niente. Settings. Vediamo, System Access. Può fare le notifiche, può usare internet e anche certificati. Bene. Stile Android, insomma. Riavviamo. Plin. Allora, riavviando è tornato tutto. Bene, allora togliamo la roba inutile per avere più spazio. Dentro lo store non funziona. Socialite, preferisco usare e cose. Meteor dice in Fahrenheit e cose. La borsa non serve a niente. Le news, preferisco usare Google Reader. Ah, ora funziona Twitterama. Vediamo, vediamo, vediamo. No, non funziona. Vabbè, se ne frega. Allora si toglie anche questo. 5 in una riga, serve a niente, è bruttissimo. Piano, serve a suonare il piano, udito, non serve a niente. Paint play, serve a disegnare udito, non serve a niente. Labyrinth, non c'è le istruzioni, non ci servisce niente. Questo è bruttissimo. Tile puzzle, l'ho sempre odiato. Nearme potrebbe essere utile su un cellulare. Pickstream non ha senso. Zero gravity, mamma mia. Measure it, non serve a niente. Allarmi, boh, forse potrebbe essere utile un giorno, però non così grande, facciamo più piccolo. Mettiamo qua, vai. Treehouse stampede, c'è un dizionario nanoscopio. E scacchi, non servono a niente. Remote desktop, fatto se non serve a niente. Memory si blocca. Flashcard ha un grosso potenziale, non serve a niente. Inkpad, serve bisogna avere un dito. Beatbox è bellino. E craft non serve assolutamente a niente. Copper, mamma mia. Build, non serve a niente. Sudoku, come sarà? Bellino. Vabbè. Tube Rider, vediamo com'è. Ok, per girare bisognerebbe fare così. Quindi non avendo i diti non lo posso fare. E anche questo si può togliere. Note Space, vediamo com'è. Bellino, eh. Ah, utilissimo. Mettere le note. Vabbè, facciamo finta. Word Hunt. Vai. E oh, prima fa così. Sort. Poi. Oh. Po. Oh. Ah, si può fare anche così, tipo orp. No. Si può anche tornare indietro? No. Va bene, facciamo finta di niente. Bellino, se non sa l'inglese. Bene, praticamente qua è finito. Proviamo a vedere come sono le schermate blu. Simulando la schermata blu. Oh, come si chiama?
Carica. Apri. Non me lo apre. Apri. Nulla. Queste sono anche tutte le applicazioni classiche, vediamo quale è utile. Tipo questa è utile. Un buon vecchio Paint. E tutte le cose che ci sono di serie con Windows. E scusa il solitario che l'hanno tolto. Ah, non si comunica. Devo salvarlo stavolta. Salva. Apri. E non me lo apre. Vabbè. Download. Lo screen. Apri. No. Non funziona. Vabbè, insomma, comunque il coso standard è molto diverso. Ah, vediamo il pannello di controllo. Pare pare un cellulare, eh. Ovviamente c'è anche quello normale, però qua l'hanno fatto tipo così. Ah, no, ok. Quello normale, semplice, quello normale. Se no si può vedere send, share, la ricerca, wireless, user. Vabbè. Ecco, vediamo un attimino la modalità provvisoria. Ora, tutti hanno fatto vedere che il computer si accende in pochissimo tempo. In realtà è un'ibernazione e funziona solo in determinati casi. Quindi non è un vero spengimento. F8. Ecco, preparing options. Vediamo la modalità provvisoria. Allora, questa è la modalità provvisoria. Cioè, esci, risolvi i problemi e spengi il computer. Proviamo a vedere cosa c'è, risolvi i problemi. Allora c'è. Reinstalla Windows. Serve il CD di installazione per questo. Riformatta tutto e reinstalla Windows. Wow. Opzioni avanzate. System Restore sarebbe il punto di ripristino. System Image Recovery sarebbe se uno fa il backup, lo fa. Questo è riparazione automatica, intanto si sa che riparazione automatica su Windows non funziona. E poi DOS. Quindi qua non c'era più la modalità provvisoria, che se c'è un antivirus è stato installato male permette di installarlo, eccetera, o togliere qualche virus. C'è però il DOS, vediamo come lo fa il DOS, magari può essere anche bellino. Ah, riavvia proprio totalmente per vedere il DOS. In realtà non è proprio DOS, però va bene qua. Vediamo. Entriamo. Niente password. Wow. Windows 8 in realtà è Windows 6.2. WinBio database. E niente.
bellino. Quindi si può anche rifare così, tipo reinstalla Windows, reinstalla cosa, sistema restore, ma dubito, infatti, l'ho appena installato, quindi non ci sono punti di ripristino. E quindi niente, l'avventura finisce qui. Grazie per aver visto i video.